prima che appunto possa dimenticare qualche cosa, mi sovveniva in mente, mentre attraversavo la strada per raggiungere qua il marciapiede, di dire una cosa importantissima. Io vi posso assicurare, sugli affetti a me più cari, e quindi un richiamo anche alla coscienza di tutti, di non aver mai potuto fare un torto nella mia vita capace di avere una reazione alla pari di quello che è successo qua. Né nella mia vita privata, né nella mia vita d'ufficiale della Guardia di Finanza, né tantomeno in quella da sindaco. Anzi, mi permetterei di dire a questo Lestofante, o a questo Lestofante, o a questo Farabutti, e poi mi viene anche un po' di meriti personalmente, che il discorso non è chiuso, perché io sul piano personale, in quanto Mirarchi Giuseppe, e non mi interessa più di tanto essere sindaco, questa storia la porterò avanti fino in fondo. Costi quel che costi, costi anche il mio sacrificio fisico, ma è una realtà che io la porto avanti. Due, io non ho mai sbattuto la porta in faccia a nessuno. Ho avuto gente poco per bene, gente più per bene, gente dignitosa, gente senza un pizzico di dignità. Hanno trovato la porta aperta dalla mattina alla sera, tanto che sono stati 15, 16, 17 mesi di sola emergenza e qualcosa di pianificato. Quindi obiettivamente che la coscienza della gente possa essere così sporca, o che la coscienza della gente ti venga a chiedere l'impossibile, l'imponderabile, io penso nessuno. Se un figlio va da una mamma e gli dice: mamma, comprimi 3 grammi di cocaina o 3 grammi di eroina, la mamma, per quanto tale possa essere, e sapendo che è un danno e sapendo che è una cosa illegale, non lo farebbe nemmeno mai, e per la salute del figlio, e perché ci sono delle procedure di carattere tecnico legale che le cose non si possono fare. Quindi, come non ho nulla a che temere, perché non dirvi che qualcuno è venuto anche da me a chiedere qualche posto di lavoro? Perché non è nel sociale, no? Ci sono queste aziende a voglia di curriculum, io l'ho fatto anche per i miei figli. Diciamo che questo è uno sfregio che è stato fatto non tanto all'amministrazione, se era quello l'obiettivo, ma che è stato fatto ad ognuno di noi come cittadini. E diciamo che queste coltellate, se quella è stata l'arma con cui sono state fatte queste ferite, in un certo senso, al pallone, sono come se le avessero fatte ai propri figli, perché da domani a oggi che comunque sono rappresentati qui dalla PGS e da tante altre associazioni, non potranno al momento usufruire di questo pallone tensostatico, di questa struttura. Quindi alla base purtroppo c'è la malattia più grande del secolo, che è l'ignoranza, e a cui purtroppo non c'è né cura né rimedio, se non la presa di coscienza un po' di tutto il resto della cittadinanza. Io su questi eventi che hanno caratterizzato in questi giorni il tenso statico, sono rimasto un po' troppo scosso, ma tanto che non volevo potenzialmente dire al sindaco che anche quando nella vita si fanno degli errori, perché gli errori si fanno quando uno la vita la vive, non è detto che poi la gente si senta obbligata di fare questo scempio. Perciò materialmente, sindaco, di sicuro non è, anche quando lei avesse fatto qualche errore, nulla di quello che è stato fatto è giustificato. E vi voglio ringraziare perché innanzitutto quello che abbiamo sentito su Facebook, qualcuno al solito esagerando diceva: e questa è Portopalo. Io invece penso che la Portopalo è quella che sto in questo momento vedendo davanti ai miei occhi, cioè una Portopalo raccolta dietro degli eventi sciagurati che hanno fatto del male se non alla città stessa. E pur trovando poche parole per gli adulti, anche se mi sforzo non riesco a trovare le parole per i piccoli, perché se io devo andare da Nicolò a spiegargli il motivo per cui lui non deve più continuare a giocare in questo campo, io le parole non mi sento assolutamente né così di minoranza né di opposizione. No, era una battuta, anzi, mi sento solo vicino a loro, cioè a loro che, e soprattutto all'assessore allo sport e turismo spettacolo, che sicuramente voleva organizzare una stagione per i bambini. Purtroppo sindaco, lei sa meglio di me quante volte la chiamiamo a scuola, subiamo giornalmente piccoli scempi, sindaco, e questa è una cosa mostruosa quella che è avvenuta ed è eclatante. Però l'altro giorno, per esempio, la ditta aveva appena messo le finestre bellissime, nuove,
nelle classi, Rosselle è venuta e qualche genio della lampada ha tirato delle pietre e queste finestre erano tutte bucate. Guardate, come ha detto prima il sindaco e anche Rachele, non la tirate queste pietre alle finestre, la tirate ai bambini. Pensavo qualche tempo fa, non appena erano stati installati le fioriere all'isola pedonale, no, meravigliose, belle, vedevo un bambino, un dodicenne, che si dilettava lì, divertiva a strappare le foglie. Allora che l'ho un attimino richiamato, scusa, che stai facendo? La mamma presente, intelligente, dice, cosa sta facendo il bambino? Ecco, vedete, quello che a me fa paura non è tanto il taglio provocato, che è terribile, è angosciante, fa piangere il cuore. Il problema grosso è una mancanza di senso civico delle cose. Non abbiamo assolutamente sentore che tutto ciò che ci circonda ci appartiene, è nostro. Per cui va rispettato, io lo dico sempre ai miei ragazzi, dalla semplice carta buttata per terra in strada alle cose via via più grosse, va sempre rispettato. Per cui veramente ora condanniamo questo gesto, ma dobbiamo andare un po' a ritroso, dobbiamo un po' vedere ciò che è la nostra società, che non è solo la società di Portovalo. Permettetemi, noi diciamo che Portovalo è questo, no, a me non piace questa immagine di Portovalo, anche perché non esiste questa immagine brutta di Portovalo, è qualche stupido di Portovalo, scusate, qualche stupido di Portovalo, ma non è Portovalo. Portovalo è la Portovalo buona, la Portovalo che sa stare in associazioni, sa creare momenti belli, sa vivere tutto ciò che di bello nella vita c'è, no? Guardando la PGS, guardando la Croce Rossa, guardando gli scout, guardando la scuola calcio San Gaetano, l'S di Portovalo, questa associazione, è questa la vera Portovalo. Chiudo dicendo che da questo momento mi sento meno solo, chiudo dicendo che da questo momento mi sento ulteriormente a posto con la mia coscienza, chiudo dicendo che da questo momento Portovalo è più compatta, chiudo dicendo che da questo momento Portovalo continuerà ad andare avanti con forza e con coraggio, chiudo questa seduta dicendo che nulla mi fermerà, non ho nulla da temere e come ben vedete una ragione virtuale, allegorica, me la pongo io. Perché un grande magistrato diceva sempre che quando andava alla ricerca di un fatto si augurava sempre di trovare la colpa meno grave, di trovare l'innocenza piuttosto che la colpa. In questo senso presunto di colpa, ripeto, ognuno di noi in qualche modo si deve mettere la mano alla coscienza. Le famiglie, mi suggeriva il comandante dei vigili, anzi, devono cercare in qualche modo di esserci vicine tutte, anche di svolgere una fattiva opera di convincimento, di lavoro, di educazione, che viene fatto indubbiamente, però di portare un maggiore senso anche di sensibilità in ogni contesto familiare, perché saremo più forti tutti, saremo veramente, ma veramente uniti in questa lotta. Tra questa lotta, tra questa siepe umana che avanza, che si fa avanti, che va ad affrontare il peggio o meno, io sono in testa. Di notte e di giorno, in qualità di uomo, in qualità di sindaco, in qualità di una città che mi ha reso felice nell'arco del tempo perché mi sono sposato a Portopalo, mia moglie di qua, i miei figli sono siracusani, ho casa a Portopalo e mi ha dato questo piacere di essere eletto anche sindaco, non dico soprattutto sindaco, anche sindaco, che viene al di fuori e al di meno di tutte le altre belle cose che questa cittadina mi ha potuto dare. Io finché posso mi difenderò e ve lo giuro sugli affetti a me più cari e questa storia non lo direbbe un grande politico di fronte a una platea, di fronte a una telecamera. Io lo voglio dire invece, cercherò, me la porterò sicuramente avanti da uomo come contesto mio personale perché sono un cittadino come tutti voi e ce la metterò tutta. Grazie e auguri a tutti.